Thank you.
Riding on back to, riding on back to, oh, oh, oh.
Thank you.
Sono molto arditi perché è tosta sta parte col flauto, eh? Come sentirete? Thank you.
detto ciò, è il bello che è dal vivo, come, come avete sentito, è molto dal vivo, insomma, con tutto quello che concerne. Grazie a voi. Andarmene. E con ciò non vuol dire che venite promossi tutti, cioè nel senso. Grazie ragazzi, cioè no, ma vengo. Allora, tenete presente. Devo leggerla, no? Sì, grazie, mi tieni Benzo. Tienlo bene, perché. Guardo loro, perché è colpa loro. Caro prof Romagnoli, grazie per... Perché non lo leggete voi? Devo leggermelo io. Caro prof Romagnoli, grazie per tutto quello che ha fatto per noi, per la musica, per il canto, per l'allegria. Perché dicevo a loro di presentare piano, di scandire bene, se no non si capiva. Per la musica, per il canto, per l'allegria, per la curiosità, per le lezioni divertenti, per le chiacchiere sempre utili, non ascolti lei, non è che per la fantastica gita di terza, per averci fatto ridere, per le minacce inquietanti, questo mi piace, per l'educazione, per averci insegnato a suonare insieme, per non averci mai annoiato, per averci fatto conoscere il mondo del teatro e della musica, ma grazie soprattutto per averci aiutato a crescere, non ci dimenticheremo mai di lei, grazie, molto carino. Non si fa a bocciarlo, non si può bocciarlo, no. No ragazzi, allora come dicevo prima, grazie, tenevo a far presente che mi pagano profumatamente per divertirmi, perché effettivamente mi diverto anch'io, ogni tanto mi arrabbio, faccio tanta scena, perché così è più efficace insomma, però mi diverto anch'io, se non mi divertissi non farei questo mestiere insomma. Grazie a voi ragazzi, perché sono contento che voi abbiate portato via qualcosa di quello che ho voluto trasmettervi, ma vi assicuro che anche voi a me avete dato tanto. Grazie ragazzi. Grazie anche ai genitori, sono figli vostri, perciò avrete qualche merito. Riflessioni di un giorno di luce nera. Ivano Fossati è un cantatore genovese. Negli anni 70 nasce artisticamente nel gruppo dei Delirio. Tra le sue canzoni famose, Chi fra i genitori non ha mai sentito tra le tante, Un'emozione da poco, Pensiero stupendo e La mia banda suona il rock. Questa è una canzone del 1973. Esprime una serie di pensieri pessimisti di chi, in una giornata nera, ha perso la fiducia nella gente. Sono ritenuti un fenomeno di comunicazione di massa di proporzioni mondiali, a distanza di vari decenni dal loro scioglimento ufficiale. E, dopo la morte di due dei quattro componenti, i Beatles contano ancora un enorme seguito e numerosi sono i loro fan club esistenti in ogni parte del mondo. Prima di proporvi Let It Be, vi presentiamo Pablo El Conga, Tommaso I Bonghi, Alessandro e Virginia I Cembali, Ale Maraca, Stefano e Sara, Alessio la batteria, Davide al basso, Pietro la tastiera e Gabriele la chitarra elettrica solista. Buon ascolto. Il brano viene solitamente letto in chiave pacifista, ma lo stesso Lennon ammise che i contenuti del testo di Imagine l'avvicinano più al manifesto del Partito Comunista che a un inno alla pace. Il 9 dicembre 1980, durante un concerto a Londra, la rock band inglese dei Queen suonò Imagine come omaggio a John Lennon, ucciso il giorno prima a New York. Con questa canzone Lennon ci propone di immaginare un nuovo mondo. Non vorrei aggiungere molto, perché mi pare che la conclusione sia stata molto positiva. Mio complimento personale al professor Romagnoli. Come ex insegnante di musica posso dire qualcosa in più, ovviamente, nel senso che riuscire a coinvolgere i ragazzi in questo modo, con gli strumenti, valorizzandoli anche, abbiamo visto, basso, chitarra e strumentario vario, non è facile. Non è facile pensando che la musica comunque è una parte del piano di studi dei ragazzi e quindi
viste le risorse a disposizione e il tempo a disposizione, io mi permetto di complimentarvi con Romagnoli per il lavoro che ha fatto con gli studenti. Bravo. Quindi il mio augurio è proprio questo, che le emozioni che avete vissuto questa sera vi accompagnino per tutta la vita. Auguri, quindi, e un buon esame, perché quest'anno ovviamente non possiamo dimenticarci comunque che vi attende una prova importante. Grazie anche ai genitori. È una persona che in questi anni ci sta veramente supportando tanto, che non si vede, ma è sempre presente, che è il nostro tecnico, Daniele Piccoli, che è qua. Che devo dire la verità, in questi 4 anni che ormai ci conosciamo, sta dando veramente un supporto ai docenti e anche al personale della scuola importante, perché questi eventi possono realizzarsi in modo efficace e con costi contenuti. Quindi grazie a Daniele anche per stasera.